tutti, oggi vedremo l'unboxing e il montaggio della stampante 3D One Wow Duplicator i3 Plus. Come possiamo vedere l'imballaggio è molto robusto, anche se la scatola presenta qualche lacerazione e il cartone sembra molto compatto. Tra poco vedremo se è stato danneggiato anche il contenuto. Come possiamo vedere dalle immagini, la scatola è perfettamente sigillata. Iniziamo subito con l'apertura dell'imballaggio. Anche il cellophane ha un bello spessore. Ora vedremo cosa contiene questa scatoletta. Un cavo USB per connettere la stampante al computer. Un cavo di alimentazione con spina di tipo inglese. Un cavo di alimentazione con spina di tipo tedesco. Una spatola per rimuovere gli oggetti dal piatto dopo la stampa. Una scheda SD da 8 GB per stampare gli oggetti senza connettere la stampante al computer. Uno strumento per pulire l'estrusore. Uno strumento per manipolare gli oggetti e per rimuovere il ply in eccesso nell'estrusore. Delle viti e tutto il materiale necessario per assemblare la stampante. Infine il supporto per le bobine di PLA o ABS, ovvero il materiale che verrà utilizzato per stampare. Conserviamo tutto nella scatoletta e vediamo la parte inferiore della stampante. Questa è la parte superiore della stampante con il gruppo estrusore. Togliamo l'imballaggio e sul fondo della scatola troviamo una piccola bobina con alcuni metri di PLA, un tappeto di ricambio per il piatto a letto della stampante, passiamo ora alla stampante vera e propria. È composta da due parti principali che assembleremo tra poco. La parte bassa di cui fa parte il letto o piatto riscaldato. Parte alta che contiene il gruppo estrusore con la maggior parte dei meccanismi di movimento. Dopo aver consultato il manuale delle istruzioni, iniziamo ad assemblare. Per prima cosa inseriamo la parte bassa all'interno della parte alta, facendo attenzione a non danneggiare i cavi.
Una volta che abbiamo posizionato le due parti principali, allineiamo i fori per permettere il fissaggio delle viti. Assieme alle viti vi è anche una chiave a brugola utilissima per l'assemblaggio della stampante. Dopo aver inserito e serrato tutte le viti, passiamo al collegamento dei cavetti. Il cablaggio è molto semplice perché ciascun cavetto ha un connettore con diversa forma e dimensione. Inoltre, tutti i cavetti e ogni zoccolo tranne uno sono contrassegnati da una lettera dell'alfabeto diversa. Montiamo la staffa di supporto per le bobine di PLA. Attenzione, questa non è una maniglia, se usata per il trasporto potrebbe rompersi, per il trasporto è preferibile usare il telaio metallico della stampante. Mettiamo i gomini antigraffio sulla base e inseriamo il connettore che connette il piatto all'estrusore, l'unica coppia cavetto-connettore che non ha un numero di riferimento, ma il layout degli stessi suggerisce come effettuare il collegamento. Inseriamo il cavo di alimentazione utilizzando quello in dotazione con spina tedesca. Finalmente accendiamo la stampante. Il primo passo prima di far partire la stampa è verificare l'allineamento del piatto con l'estrusore ed eventualmente allinearlo.
Dopo aver selezionato l'apposita funzione nel display della stampante, l'estrusore si posizionerà nell'angolo anteriore sinistro del piatto. Bisogna fare in modo che la distanza tra l'estrusore e il piatto sia compresa tra 1 e 2 mm circa, regolando i 4 dadi zigrinati tondi presenti sotto il piatto. La distanza corretta tra estrusore e piatto dipende anche dalla fluidità del materiale usato per stampare. Per stabilirlo con precisione è necessario fare alcune prove di stampa. Per fare questa regolazione si può usare qualsiasi oggetto che abbia uno spessore adeguato, come per esempio la chiave a brugola oppure, come suggerisce il manuale, un biglietto da visita o una carta magnetica. Dopo aver allineato i quattro angoli del piatto, si può procedere con l'inserimento dei file di stampa. Inseriamo la scheda SD con il file dell'oggetto che vogliamo stampare. Prepariamo il PLA e lo inseriamo nell'estrusore dopo aver selezionato l'apposita funzione nel display della stampante. L'estrusore deve raggiungere la temperatura di circa 200 gradi e quando il PLA fuso fuoriesce dall'estrusore, la stampante è pronta per stampare. Dopo aver selezionato il file da stampare presente sulla scheda SD, sempre dal display della stampante, lanciamo la stampa. Ora vedremo alcune fasi di stampa accelerate in time-lapse. I tempi di stampa potrebbero durare anche 12 o addirittura oltre le 24 ore, a seconda della grandezza, la risoluzione e la complessità dell'oggetto.
sempre, se vi è piaciuto questo video fate clic su mi piace. Se volete vedere e richiedere altri tutorial sulla stampa e il disegno di oggetti 3D o se avete domande e richieste potete scriverle nei commenti. Se volete restare aggiornati sui miei video iscrivetevi sul canale. In descrizione troverete il link con le caratteristiche della stampante e anche dove l'ho acquistata. Arrivederci al prossimo video.